Eccoci, Mario, Mario, non c'è tempo da perdere. Mario, corri, dobbiamo correre a casa. Non c'è tempo, non c'è tempo di spiegare. Dobbiamo sbrigarci, ragazzi, non potete capire. Correte, dobbiamo sbrigarci, dobbiamo tornare a casa. Perché mi hanno fatto notare una cosa importantissima. Aerobrain, la scorsa volta era dentro casa. Dove cazzo è casa? Mi sono già disorientato. Che vedo i tentacoli. Era dentro casa, ciò vuol dire che per qualche cazzo di motivo si è spento l'altare. E quello adesso starebbe... potrebbe essere... potrebbe star toccando il nostro crafting altar con tutte le armi che abbiamo preparato. Tutto il lavoro per niente, non ci posso neanche pensare. Dobbiamo sbrigarci. Cazzarola, non ci posso credere. Un errore così banale. Lo abbiamo visto, ma avevamo talmente tante cose per la testa che non ci abbiamo neanche pensato. Che doveva esserci qualcosa di strano. Lui non può entrare in casa. Non può. Perché? Perché non ci abbiamo pensato? Maledizione! Forza, dobbiamo sbrigarci più in fretta. Eccolo, l'ho visto. Sta qua davanti a me. Maledetto, mi ha detto: vi manca qualcosa? Vi manca qualcosa, bastardo schifoso. Presto, 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 presto. Potrebbe aver toccato qualcosa, non ci posso credere. Correte, correte. Entriamo. La prima cosa da guardare, io scendo di sotto. Devo guardare se c'è qualcosa che non va qua sotto. Aspetta, fa attenzione. Infatti, eccolo, lo vedo, figlio di puttana. Vai via da qua, bastardo schifoso. Aiuto, mi attacca. È sparito. È sparito, brutto schifoso. Guardate che cosa stava facendo. Guardate queste ombre. Non ho idea di che cosa diavolo siano. Ammazzateli, sentite, ammazzateli. E c'è anche un pipistrello, quello è Aerobrain. Ammazzate, ammazzate quei cazzo di pipistrelli, sono le sue spie. Schifoso, lurido, bastardo. Perché dici di non ammazzarli? Questi cosi fanno parte di una specie di rituale, secondo me. Servivano ad Aerobrain per corrompere il nostro tavolino del crafting. Ormai che manca una sola arma. Ammazzateli, date retta a me. Togliamoli di mezzo, tutti quanti. Ok, vai. Schifosi, meno male che non erano particolarmente aggressivi. Maledetto Aerobrain bastardo. Vi manca qualcosa? Vi manca qualcosa? Oh, cosa? Ragazzi, un messaggio, mi è apparso un messaggio. Una tainted goo ti ha infettato con la taint. Diamine, che cosa cazzo è la taint adesso? Ci mancava un'altra infezione, non bastavano quelle che avevo di già. Non bastavano i cuori bianchi inspiegabilmente. Non bastava il fatto che io avessi un cactus che mi sta crescendo sulla pelle. Ci voleva anche l'infezione della taint. Beh, almeno l'unica cosa che mi consola è che il nostro crafting altar è stato salvato. Vi manca qualcosa? No, Aerobrain. Beh, in realtà balordo. Sì. Ci manca un pezzo, brutto balordo infame. Ma non ti preoccupare, perché noi stiamo per trovarlo. Ora, seguitemi un attimo. Dobbiamo andare a controllare che cosa diavolo è successo a quel maledetto altare. Non ha senso quello che è capitato. È rimasto acceso, l'avevamo potenziato all'infinito. Non poteva più spegnersi. Che diavolo... Ho capito. Cosa? Che c'è? Ho capito. Maledizione a noi. Siamo stati distratti. Guardate. Porca miseria. Ah, state attenti. State attenti a... È questa, questo viscidume credo che infetta. Sì. O almeno a me infetta. Però ho capito qual è il misfatto. Semplicemente noi la volta scorsa, quando siamo tornati a casa grazie a quella magia, quel rituale, che abbiamo trovato casa tutta piena di questa magia, di questo flusso magico, di questo vischiume rosa. Bene. A quanto pare questo vischiume si era spawnato anche al piano di sopra. E spawnandosi sopra l'altare lo aveva spento. Quindi semplicemente è stato questo il motivo che ha portato allo spegnimento del nostro altare. Per fortuna, o almeno così sembra, per fortuna ce ne siamo accorti per tempo, grazie ai suggerimenti che ci hanno dato sotto lo scorso video. Perché altrimenti io sono sicuro che noi saremmo stati in grado di entrare anche oggi tranquillamente, continuare con i nostri piani senza renderci conto di quello che stava per succedere. Bene, e cioè che Aerobrain avrebbe potuto distruggere tutto il crafting altar con le spade sopra annesse e connesse. Bene, abbiamo riacceso l'altare della protezione. A posto. Ora mi raccomando, quando succedono cose strane a casa, cerchiamo di ricordarci. Sì, di andare a controllare, perché non voglio rischiare di nuovo una cosa del genere. Adesso, però, finalmente possiamo iniziare l'episodio. Ancora una volta, ciao ragazzi e ben ritornati nella serie della Failcraft. Scusate se inizio il video praticamente quando già abbiamo iniziato e siamo belli nell'avventura, ma come avete potuto vedere c'era un'emergenza da risolvere prima di poter partire. Sono qui con Stefano, Mario ed Anna. Ciao. Perché oggi è il giorno in cui
Grazie alla tavola Ouija potremo evocare lo spirito di Steve e parlare con lui per farci rivelare dove potrebbe essere nascosta l'ultima arma, la falce vera e propria, che a quanto pare non è quella della morte che noi pensavamo fosse. Quindi, come mi hanno suggerito, devo essere io a dissotterrare i resti di Steve. A quanto dicono nei commenti, sono il più puro tra noi. Sono quello che deve... Che? Vabbè, cos'è che sei tu? Sono il più puro. Oh, hanno detto nei commenti che sono il più puro. Lo hanno detto nei commenti, va bene? Lo hanno detto in tanti, neanche uno solo. Diverse persone. Benissimo. Oh, quindi grazie che sono il più puro. Mi serve una pala pura. Perfetto, questa è una pala. Bella pala. Non è particolarmente pura, ma sono sicuro che andrà bene. Forza, venite. In questa notte buia dobbiamo sbrigarci. Vi ricordate dove abbiamo seppellito il nostro amico Steve? Ve lo ricordate? In riva al mare. Bravi, in riva al mare sul promontorio. Dicevamo, da dove avrebbe potuto per l'eternità guardare l'oceano e l'infinità che c'è davanti a sé, alla sua povera tomba. Questa era la tomba di Steve o era quella di Miglio? Mi ricordo mica. Questa sapete? È quella di Miglio. Questa è quella, pensa di Miglio. Tu, il pensa, nostro amico, anche lui. Miglio, forse anche lui potrebbe aiutarci in questa missione, ma no. Questa è la volta dello spirito di Steve. Lui è quello che ci ha mandato alla ricerca delle armi. Quindi lui è quello che può dirci dove trovare l'arma che è rimasta. Qui giace il grande amico Steve. Ci ha aiutato in miliardi di occasioni. È stato sempre al nostro fianco e non ci ha mai tradito. In questa occasione io sono stato chiamato a riesumare i suoi resti, cosa che non avrei voluto fare, perché mi sembra quasi un insulto per lui, che è stato così bravo nei nostri confronti. Ma è per una giusta causa, e dopo averlo disturbato richiuderemo immediatamente il sepolcro. Quindi, datemi un istante, apro la cassa, guardate. Ci sei entrato dentro. Oh mio Dio, ci sono ancora le sue ossa, il suo, la sua testa ormai in putrefazione. E no, c'è anche... Dai. Sentite, bisogna dire quello che c'è. E il suo libro, le sue ultime volontà. Prenderò soltanto il suo cappello, in modo da non disturbarlo più di tanto. E richiuderò la tomba. Ecco qua. Quello che è stato disturbato, che non venga più disturbato nell'ere a venire. Questa è stata una cosa che non deve mai più succedere. Ora... Ma poi dobbiamo rimettere il cappello. No, il cappello potremmo tenerlo noi. Sono sicuro che non gli dà fastidio. Beh, sempre meglio che riaprirlo di nuovo. Che dici? Scusa, abbi pazienza. Non so, se tu fossi morto preferiresti essere aperto una o due volte. Meglio una. Ma non me ne accorgerei. E che ne sai? Magari sei lì nella tomba che ti rigiri e ti aprono. Non lo so. Ma come ti fai a rigirare nella tomba? Sarebbe fastidioso. Ma che è successo qua, scusate? È un meteorite, penso. Penso. Ma così? Infatti, scusate un attimo, ma è impossibile. Eravamo qua. Infatti, quando è successo? È successo adesso. Ma che cazzo? Ma chi è che ci lancia i meteoriti vicino a casa? Bene, ci siamo di nuovo ritrovati qua sulla torre. Adesso non ci rimane altro. Cosa? È vero. Il sole è ritornato il teschio alla fine dello scorso episodio. Non so se voi ci avete fatto caso, ma io riguardando il video l'ho notato. Alla fine dello scorso episodio, quando siamo usciti dalla dimensione orribile e oscura dove eravamo rinchiusi, il sole era per un attimo visto normale. Forse questo significa che il sole diventa così demoniaco solo nei momenti in cui Entity 303, il cui simbolo è questo sole, e alcuni hanno ipotizzato che questo sole è in realtà nient'altro che la sua faccia sotto il cappuccio. Forse il sole è così per simboleggiare che Entity è nel nostro stesso mondo. E quando era nel mondo dell'oscurità, il sole era normale, ma ora lui è tornato qua insieme a noi. E quindi il sole è di nuovo demoniaco. Inquietante, ma forse è la verità. In ogni caso, stanno arrivando le tenebre. Il momento ideale per compiere quello che dobbiamo fare. Grazie a questo rituale, noi avremo la risposta che cerchiamo. Ora, metto il cappello di Steve, l'unica sua reliquia che abbiamo a disposizione, sul tavolo del culto, vicino al libro del Necronomicon. Ovviamente no, non sono sicuro che funzioni, però lo spero, perché se non funzionerà, francamente non ho un'altra idea di riserva. Non abbiamo idea di dove possiamo andare a recuperare un'altra falce. Io direi che la prima cosa da fare è provare questa. La tavola di Ouija è qui davanti a noi. Disponetevi agli angoli, amici miei. Disponetevi agli angoli. Vai.
Bravi. Qual era il mio? Non mi ricordo. Ognuno ha un angolo. Perfetto. Ci siete tutti? Allora aspettiamo che le ultime luci del tramonto rosso si diano via dal nostro mondo e poi iniziamo. Ok, la luna nera è simbolo di presagio, di sventura. Potrebbe essere una buona cosa per quello che dobbiamo fare noi. Certo, sicuramente. Silenzio! Stiamo facendo qualcosa di serio, potrebbe non funzionare. Ma se funziona, sarà qualcosa di ottimo e di fantastico. Allora, silenzio. Prepariamoci. Steve! Fantasma di Steve! Tu! Ci hai aiutato tante volte nel corso di questa avventura. Adesso ti chiamiamo dal Regno dei Morti per aiutarci ancora una volta. Se ci sei, batti un colpo e tocco la tavola. Oh, oh santo Dio! Porca miseria! Madonna, spegnete il fuoco! Oh santo cielo! Che cazzo abbiamo convocato? Oh! Guardate, il cielo sta impazzendo! C'è un terremoto, un temporale, volevo dire, un temporale! Oddio! Cosa c'è? Mini tornado. Ma l'avete visto? C'è Steve! È passato il fantasma di Steve! L'ho visto passare, guardatelo! Oh, oh cazzo, oh, ok, sta funzionando, mantenete la calma! Eccolo! Mantenete la calma, non guardatelo, non guardatelo troppo, è un fantasma! Potrebbe inquietarvi la sanità mentale! E tiro di te! No! Zitto, concentrati, stai al tuo posto e concentrati! Steve, dobbiamo continuare a fargli delle domande! Steve! E toccherò ogni volta con la mia planchette, toccherò la tavola di Ouija per ottenere la risposta. È così che si fa, almeno così ho visto nei film dell'orrore. Allora, Steve, la falce della morte è quella giusta. Batti un colpo per sì, due colpi per no. No! Oddio! Non è quella giusta. Non è quella giusta. Si sta un po' riempì di zombie qua. Davvero, sotto. Pure. So se... Fammi vedere. Oh, oh cazzo, Madonna. È vero! Beh, giustamente stiamo evocando i morti, ragazzi! Stiamo evocando i morti! Ok, la falce della morte non è quella giusta. La falce giusta della morte, Steve! La falce giusta, quella che dobbiamo trovare, è in questa dimensione? No, non è in questa dimensione. Cazzo. Ok, non è in questa dimensione, ciò vuol dire che è in un'altra dimensione. È in un altro mondo, non è qua. La falce giusta è nel reame della Twilight, per caso? Nel reame del tramonto, il reame più vicino alla morte che io possa immaginare. No, no. Non è neanche nel reame del tramonto. Dove cazzo potrebbe essere? Nell'Erebus. Nell'Erebus. Potrebbe essere nell'Erebus allora, Steve? No. Cazzo, non va bene così. I reami che abbiamo visitato sono infiniti, sono tantissimi. Dobbiamo trovare una domanda che ci possa far capire davvero dov'è. Perché così non ci arriveremo mai. Steve, ci devi aiutare, ci devi aiutare di più. Ci devi aiutare di più. Fammi venire in mente la domanda giusta alla quale tu possa rispondere sì e che ci faccia capire come prendere quest'ultima arma. Maledizione, maledizione. Ho capito. Possiamo chiedergli. Lui è nella morte. Forse i suoi poteri possono direttamente farci arrivare alla spada, alla falce, scusate. Provo a chiedergli di portarci là. Steve, puoi tu portarci direttamente dalla falce? Un battito solo! Stefano, sei caduto? Sì, sono caduto per il vento, eccomi. Ok, ha detto di sì, ha fatto un battito soltanto. Sì, può portarci. Ok, allora, Steve... Puoi portarci adesso? Ha detto ancora di sì! Oh, perfetto! Oh, oh, mi sto spostando! Sì, oddio, c'è un caricamento! Oh, ci siete! Ragazzi! Oh mio Dio, che cos'è quell'obelisco? Oh, c'è uno zombie! Occhio. Ragazzi, degli zombie! Che cazzo, che schifo! Erano brutti! Guardate però, là sopra c'è un grande obelisco oscuro. Forse questo obelisco ci può portare da qualche parte. E questa è una bacchetta magica? Magari lui paura. Ci può di qualcosa. Oh, che cazzo è? Il Pretor è un altro di quei cultisti di Entity. Ragazzi, state attenti, Spina, stai attenta. Spawna dei ragni questo mostro. Ascoltate, ce la facciamo ad attaccarlo dall'alto? Da qui? No, anzi, che dall'alto. Forza, eroi! Buttiamoci! Buttiamoci che non ci fa niente questo. È soltanto un poveraccio. Mario, stai attento perché le mie spade ti ammazzano, Occhio che le mie spade calma. Sono fortissime, Mario.
Attenzione, state attenti, continuate a menarci. Questo mi sta spawnando un sacco di ragnetti schifosi. Voi state solo attenti, tanto io, a quanto pare io ho una potenza, una resistenza assurda. Questi cuori bianchi mi danno un'energia incredibile. Dove è finito quel bastardo? Lo vedo, ci vado in testa, ci vado. Colpo dall'alto della fenice ardente. Vai. Ti ammazzo. Messi! Muori, tu e i tuoi ragnetti maledetti. Soffetto. Schifosi, avete visto come mi sono lanciato? Sembravo Ezio Auditore, sembravo. Uguale identico. Sono stato io. Ma adesso basta regioissare, basta gioire di qualcosa che ancora non abbiamo. Gli zombie sono finiti. Guardate, sono apparsi da quelle particelle violacee che io ricordo di aver già visto. Sono un po' un simbolo di magia e di quel culto maledetto. Però qua c'è qualcos'altro che mi incuriosisce. Decisamente qualcosa. Ehi, perché è tutto buio? Non vedo niente. Particolare quello che mi incuriosisce è che il pandemonium sta salendo in fretta ed è a 6081, ragazzi. Il tempo stringe, se non troviamo il modo di riabbassarlo all'ultimo momento, siamo spacciati e non faremo in tempo. Ma fatemi raccogliere questa bacchetta magica. Taumium Bossed Silverwood. È una bacchetta magica, ma io non ho idea di come si usi. Ma guardate, mi è apparsa una sorta di interfaccia magica che mi dà diversi elementi da utilizzare. Credo di poter avere dei suggerimenti. Ragazzi, se sapete come utilizzare la magia di queste bacchette, scrivetemelo nei commenti. E qua? Osservate. Oh, ragazzi, qua è qualcosa di importante. Questo è importante. Allora, è una cassa, ci sono dei fogli di carta dentro. Il primo dice 4 sui lati. E ci sono 4 occhi che si chiamano occhi dell'Eldritch. L'Eldritch abbiamo già sentito nominare. Vi ricordate quando eravamo nel reame oscuro? C'era un Eldritch, quel golem gigante. Sì, esatto. Poi il secondo foglio di carta dice: uno per ricordare l'inizio, uno per avere fede, il secondo foglio, uno per essere coraggioso, il terzo foglio, uno per vedere la fine. Oh, aia, qualcosa mi ha colpito. E l'ultimo dice: e il mondo più oscuro si aprirà. Ok. E c'è anche un altro oggetto che si chiama Corrupted Taumometer. Oh mio Dio, io questo oggetto lo ricordo. Il Taumometer serve per... È nella stessa categoria di oggetti della bacchetta magica. Serve per vedere le cose. Infatti, se inquadro il blocco di erba, mi dice che è erba. Ma non era così. Io me lo ricordo bene. Non era così. Era viola. Questo è rosso ed è tutto spaccato. È corrotto, infatti, come dice il nome. Corrupted. E quindi che significa? Non lo so. Io ora sto guardando Tean e mi dice che sei spina. Se guardo Nameless, mi dice che è Nameless. Mario è Mario. Forse ci potrebbe servire per identificare qualcosa. Ma, infatti, se guardo questa parte qua, mi rende visibile un oggetto. Una cosa che c'è al centro di questa cosa. Si chiama, è una sorta di buco nero minuscolo. Si chiama Aura Node. Nodo dell'aura. Forse c'è il modo di aprirlo. Sembra come un vortice dimensionale. Qualcosa al cui interno possiamo entrare. Dobbiamo solo trovare il modo di aprirlo. E forse il modo di aprirlo sono questi occhi. È vero. Potrebbe essere. Devo buttare qualcosa nella cassa. Vedete, se butto qualcosa di prezioso, assicuratevi di prenderlo voi. Allora, il foglio di carta diceva 4 sui lati. 4 sui lati. Ok. 4 sui lati di cosa? Forse dell'obelisco? Potrebbe essere. La cosa più grossa e interessante che c'è qua intorno. Ha fatto qualcosa, me l'ha preso. L'ha messo, infatti, guardate. L'ha messo su uno dei lati. Ok, ora è chiaro. 4 sui lati. Metto il secondo. Metto il terzo. E metto anche il quarto. E adesso che cavolo dobbiamo fare? Il tempo continua a stringere, ragazzi. La bacchetta. Provo. Non fa nulla. Ho cliccato sull'occhio, ha funzionato. Guardate, sentite i rumori che arrivano da dentro. Sentite. Oh mio Dio. State lontani. Non è ancora il momento. Aspettate. Si è aperto un buco. Un occhio dimensionale che ci porterà da qualche altra parte. Se lo guardo col visore, me lo dice. Mi dice che cos'è. È un Eldritch Portal. Sì, Eldritch Portal. Se entriamo qua dentro, forse ci troveremo nel posto giusto per trovare l'ultimo pezzo per l'arma finale che ci servirà a catturare Herobrine.
Io direi... Oh, aia, aia. Occhio. Ragazzi, un'ombra, oh, un'ombra. Oh, santo Dio. Sentite, io direi che voglio chiudere questo episodio qua e tenere la suspense di cosa ci sarà dentro quel portale per il prossimo. Mi raccomando, superiamo i 30.000 pollici su per scoprirlo insieme. Ed io direi che per questa volta è tutto. Se non siete iscritti, iscrivetevi. Ed io vi auguro una buona giornata. Da Mario, Stefano ed Anna è tutto. Il tempo stringe, ma siamo sulla strada giusta. Out!